premio. C'è gente. C'è gente. È il premio. Sei venuto davvero? Per ritirare il premio. La settimana scorsa l'hai con questo dovevi dare un premio per tutto quello che faccio io per l'ambiente. Il riconoscimento. Non l'abbiamo ancora. Allora, vediamo, facciamo un riconoscimento. Qui sono io. Vabbè, Nino Frassi. Hai visto? Mai riconosciuto. Vabbè. No. Vabbè, questa. No, però dai, parliamo di cose serie, lo sai che non facciamo? Mi tocca, dai, mi tocca. Ti tocca. Noi qua facciamo affrontiamo in modo serio il tema dell'ambiente. Hai altre prove? Mario, vieni, Mario. Allora, guardiamo se magari ci porti prove nuove. Allora, la settimana scorsa ha avuto un grandissimo successo questo. Sono stati venduti 18 pezzi di questi, 18, quasi 100. Ho capito, mi fa piacere. Però non lo, qua, è riciclato, comunque questo è riciclato. È andata a ruba. Anche questo è riciclato. Questo è il CD dove non c'è niente inciso, qualcuno non vuole sentire musica, lo mette. Però anche questo allora, è riciclato. Allora, questa settimana... Qua non è che si è partito bene. Per risparmiare tempo, perché il tempo è prezioso. Molto. Noi, per noi che amiamo l'ambiente, no? Sì. Allora, che succede? In famiglia, la mattina, quando siamo in un bagno, abbiamo solo un bagno, due bagni, sì, e la famiglia è numerosa, tutti dobbiamo lavarci i denti, certo, no? Allora, che succede? Questa invenzione si chiama il plurispazzolino per famiglia. Cioè il padre, la madre, i figli. Mario, vieni, vieni Mario. Guardiamo. Mario, siamo sempre Mario. Mettiti qua. Allora, la figlia, il babbo, la mamma. Sì, grazie. Sì, la... Allora, uno, due, tre. Allora, questo... Si guadagna tempo. Si guadagna tempo. Questo è tempo, vi guadagna tempo, però no, per l'ambiente. No, come no, l'ambiente. Mare si spreca meno acqua. Si spreca meno acqua. Questo è interessante. Sì, bravo. Ma per esempio, che succede? Vabbè. Questa invenzione. Sì. Sei andato a scuola qualche volta? Mi è capitato. Allora, di solito l'ultimo della classe, poverino, no? L'ultimo della classe, poverino, non sa bene la lezione, è impreparato. Certo. Invece il primo della classe è preparatissimo. Tutto. Allora, questa invenzione serve per l'ultimo della classe, perché se vuole copiare, no? Se copia con un compagno dietro, quello non sa niente nemmeno lui, è l'ultimo della classe. Certo. Il primo della classe è preparato. Allora, con questo copia compiti, c'è uno specchio, vedi? Ah, c'è lo specchio. C'è lo specchio, tu. Allunghi. Guai a vedere, e copi per l'ambiente. Va bene all'ambiente. Questo è interessante per l'ambiente, no? Sei un po' fuori strada. Allora, te lo dico che questa, non è che stai andando. Allora, fammi vedere. Questa invenzione, questa si chiama, non so ancora esattamente che cosa. Perché, vabbè, però c'ha un suo, c'ha un suo laguale. Ecco qua. Effettivamente, sei bella esteticamente, questi colori. Allora, sempre per non perdere tempo, no? Sì. Si gioca al puzzle. Il puzzle è fatto di tanti pezzi. Quanti? 100, 200, 200. Allora, qual è l'invenzione questa? Sì, guardiamo. Ha avuto molto successo. Sì. Il puzzle ha solo due pezzi. Tu, guarda, qua fai così. Però torna bene. Questa è una bella invenzione. Perché se fai così sbaglia. Già sbagli. Così sbagli, però così sei intelligente. Due puzzle. Hai visto? Bello, questo è interessante. Anche questa per l'ambiente. Ammettiamo che tu vuoi commettere un assassino. Uno su dieci. E allora, se vai ad uccidere qualcuno, poi gli investigatori trovano le prove. Certo. Allora, questa invenzione che cos'è? Le scarpe per l'assassino uomo. L'assassino uomo indossa queste scarpe, però lascia... Lo capisco. La gente, l'investigatore dice, è stata una donna, è una... cerchiamo un'assassina. Sì. Per l'ambiente va bene. È intelligente, però siamo proprio fuori strada. Cosa c'entra con l'ambiente? Mario, adesso mi aiuta. Allora, questa è l'ultima. Sì. Non lo so, allora, però per capire. Hai visto che ci sono un sacco di semafori, no? Vabbè, ogni semaforo giusto per regolare il traffico. No, ce ne sono molti. Servono. Ogni tanto i semafori consumano. Giallo, il rosso, specialmente il rosso, il verde, cioè, consumano Un po' di elettricità, certo, ovviamente. Oppure ci sono delle strade in cui tu non puoi attraversare perché ti puoi investire una macchina. Essere investito è contro l'ambiente, no? Sì, diciamo vabbè, contro chi viene investito, poverino. Allora, non mi torna tanto, guardiamo. Questa invenzione. Ecco, vediamo. Che cos'è? Sì, ti aiuto. Le strisce, figlio.
le strisce pedonali portatili. E tu, che bello, passiamo. Ora la e le macchine stanno ferme là. Poi volendo puoi fare anche una copertina tipo Beatles, sai, ti ricordi del... Ti metti così volendo. Allora, ho fatto vedere tutti. Questo è interessante. Ho finito. Questo premio per l'ambiente me lo dai? Guarda, hai provato tutte idee veramente interessanti, però per l'ambiente non sono prove sai che faccio? Sì. Torno il prossimo anno e voglio il premio. Ma devi tornare. Torno il prossimo anno. Vabbè, allora facciamo una cosa. Grazie. No, grazie, mi dispiace, non te lo possiamo dare. Facciamo. Però il prossimo anno ci impegniamo, magari ci metto una parolina io. Bravo. Ci metto una parola. Nino Frassica, ci vuole un fiore! Grazie Nino. Grazie Nino. Ciao!